e ho il piacere e l'onore di invitare sul palco il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Grazie Giuliano, cari amici dell'ANI, gentile assessore. Devo dire che nei due video che abbiamo visto all'inizio dei lavori di oggi c'è tutto. C'è la nostra vocazione di essere un paese esportatore, c'è l'emozione, la passione, la visione che abbiamo e che mettiamo ogni giorno nelle nostre fabbriche, c'è l'idea di ritornare a parlare di lavoro, a mettere la parola lavoro al centro dell'attenzione e della sensibilità della politica. C'è cosa ci sentiamo e cosa siamo, cittadini europei di nazionalità italiana. E da qui già c'è una deduzione di un'Europa e di un euro imprescindibile. C'è la centralità della questione industriale. In un paese in cui solo il 30% dei nostri concittadini sanno che siamo la seconda manifattura d'Europa, in un paese in cui abbiamo un tasso di imprenditorialità 3 volte superiore alla media europea. C'è, in quel primo video e poi mi collego al secondo, bellezza, equilibrio, tecnologia, orgoglio e consapevolezza. Due parole che richiamano una sfida alla politica. Ha fatto bene l'assessore a esprimere con saggezza una visione di medio termine e non di breve. Dobbiamo uscire in questo paese, domenica ci sono stati i ballottaggi, speriamo che finita la campagna elettorale, che a partire dai linguaggi e dal merito si costruisca una visione di medio termine del paese, perché se la politica pensa solo al breve, pensa solo al consenso della prossima campagna elettorale, ha ragione l'assessore, evidentemente facciamo solo politiche di deficit, aumentiamo il debito pubblico alla faccia di quella equità generazionale che tanto, come dire, rivendichiamo, ma poco facciamo per realizzarla. E allora, sogno e sfide è un messaggio a noi stessi, ma alla politica, per richiamare la politica a riappropriarsi del suo primato. E in quel video sempre si segnala che l'Italia siamo tutti noi e si vuole segnalare di recuperare un senso e uno spirito di comunità. E poi il secondo video che ci dice che le imprese sono nate per reagire, non per resistere. Qualche anno fa i titoli di giornali parlavano di imprese che resistono. È un'anomalia. Le imprese non nascono per resistere, nascono per reagire. Lo abbiamo visto oggi, ascoltando i nostri colleghi, come nei momenti difficili, nel 2008, il nostro imprenditore con un'idea reagisce e oggi esprime un'azienda che è un punto di riferimento importante del concetto di innovazione, ma non solo lui, tutti i colleghi che abbiamo ascoltato. E allora ci sono termini che non sono nel contratto di governo, si sta parlando da 2 mesi di migrazioni e di pensioni, va molto bene, sono elementi importanti, vorrei aggiungere qualche altro per aprire un dibattito, diciamo, con il confronto alla politica nazionale, giusto, come dire, per mettere un po' di carne a cuocere positiva. Giovani, infrastrutture, energia, secondo video dell'ANIA. Lo dico per, come dire, esprimere due aspetti. La prima è la convergenza totale del sistema Confindustria con il pensiero economico che abbiamo. Non c'è una diversità tra le nostre associazioni e noi. La seconda è un messaggio forte. Il compattamento interno di identità culturale di questo sistema Confindustria nella sua autonomia equidistante dai partiti e non dalla politica richiede alla politica un intervento organico di politica economica. Consapevole che abbiamo un nostro comune pensiero, quindi io sono grato a Giuliano per i contributi di idee che esprime nel Consiglio Generale di Confindustria e che diventano molto spesso le idee del sistema Confindustria e che emergono nella sovrapposizione della relazione di Giuliano con il pensiero che esprimo oggi qui all'Assemblea dell'ANIA. L'altro elemento importante è cosa è o dovrebbe essere un ceto responsabile di un paese, che è quello di essere e fare sistema, innanzitutto tra noi. E poi, sempre nel secondo video, si parla di futuro e di ottimismo.
E qui emerge esattamente quello che sentiamo dentro di noi: ottimisti nelle aspettative, pessimisti nelle previsioni. Una Cina che punta su un'industria al pari di quella occidentale, ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimenti, che vuole usare le rotte della seta per arrivare nel cuore dell'Europa, mercato più ricco del mondo. Stati Uniti d'America, politica dei dazi, protezionismo, ma reshoring USA. Due modi diversi di interpretare un'unica questione, la questione industriale. Nel centro della politica economica della Cina e dell'America c'è la questione industriale. Noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. La questione industriale non è la questione degli industriali, è una questione di interesse nazionale. È una questione che riguarda la seconda manifattura d'Europa, che parte dall'Italia, ma riguarda l'Europa stessa. Aggiungiamo a queste due potenziali criticità che vengono dall'esterno anche la riduzione del quantitative easing, che è potenziale, ma che ci sarà sicuramente nel 2019, e quindi la necessità di avere un'Europa forte che risponda ai dazi degli altri, che crei shock positivi, non subisca solo shock negativi da altri, ma anche un'idea di un'Italia forte. E allora da dove partiamo? Da un 2016, la nostra assemblea, in cui segnalammo l'importanza della politica dei fattori, che significava non scambi con la politica, ma intervenire sui nodi di sviluppo da cui è derivato Industria 4.0, che significa esattamente un intervento sui fattori trasversali ai settori, perché avevamo la consapevolezza, vivendo nelle nostre fabbriche, che non esistono settori innovativi e non, ma aziende innovative non in settori maturi e non, e quindi dovevi puntare a fattori di competitività paese. È emerso un sistema premiante per chi investiva, gli iperammortamenti, i superammortamenti, per citare alcuni aspetti, dei driver, i Digital Innovation Hub, appunto il digitale è un driver di sviluppo, e questo ha comportato degli effetti sull'economia reale. Nel 2017 rispetto al 2016 un 30% di investimenti privati, un 7% di export. Export che quota nel nostro paese, fa sempre bene parlare di numeri perché sono oggettivi, 540 miliardi di euro, di cui 450 vengono dalla manifattura. Chi dice in questo paese, questa mattina, all'assemblea di Confartigianato, che i governi precedenti hanno fatto molto per i grandi e adesso basta, bisogna fare molto per i piccoli e i piccolissimi, mi riferisco al ministro Salvini e lo dico con rispetto, evidentemente non ha contestualizzato che i nostri grandi in Italia sono i nani del mondo, e noi abbiamo bisogno di un'Italia che cresce, che i grandi diventano grandissimi, che i piccoli diventano medi, che i medi diventano grandi. Abbiamo bisogno di portare alla crescita tutti, non di fare una dimensione categoriale della politica italiana, e né i corpi intermedi possono diventare espressione, e l'assessore aveva ragione, di idee di interesse nazionali, evolvendo il loro pensiero nell'essere ponte tra interesse delle imprese e interesse del paese, e avere i partiti che diventano dimensioni categoriali della società italiana. Questo non è consentito, non è possibile, e questo significa però entrare nei gangli dell'interesse nazionale, questo significa uscire dalla dimensione di campagna elettorale, questo significa avere chiaro l'interesse nazionale. Perché solo questo ci manca, che cominciamo a dividere i piccoli dai grandi per costruire un'idea di società divisiva. Questo paese ha bisogno di senso di comunità, ha bisogno di non essere divisivo, ha bisogno di costruire un meccanismo di crescita, ha bisogno di rimettere il lavoro al centro della sua attenzione. E la crescita e il debito pubblico ne diventano le precondizioni e non il fine, lo dice Confindustria. Ed è un elemento di grande occasione. E lo dice insieme ai sindacati, CGIL, CISL, UIL, del patto per la fabbrica, in cui si danno dei messaggi importanti alla politica. Il primo è che in un momento delicato della fase del paese, perché questo lo è, anche perché gli altri si muovono velocemente, le parti sociali si compattano e non si dividono. Il secondo è che si è voluto confrontarsi serratamente, ci abbiamo messo 18 mesi, non siamo stati veloci, ma i conflitti anche di interesse erano rilevanti, perché abbiamo capito che delegittimare l'altro significa delegittimare se stesso, e noi non abbiamo delegittimato nessuno, anzi abbiamo voluto che i tre sindacati firmassero insieme quel patto,
perché abbiamo bisogno di interlocutori forti, su idee forti, su un pensiero forte, non divisivo, appunto, essere coerenti ed esemplari. Se immaginiamo la tattica che poteva essere di Confindustria, quella di dividere i sindacati per non costruire niente e nulla, avremmo fatto un errore. Questo nostro pensiero economico sottintende una idea di società, che è quella che non basta la politica dei fattori, e per questo abbiamo avuto una evoluzione di pensiero. A febbraio di quest'anno, con le nostre assise a Verona, abbiamo parlato di politica delle mission, la missione del Paese, definire grandi obiettivi ed esserne coerenti. Un unico obiettivo abbiamo indicato in tre parole chiave: lavoro, crescita e debito. L'obiettivo era ed è il lavoro, a partire da quello dei giovani, e per realizzarlo devi investire sulla crescita e ridurre il debito pubblico. Questo è un elemento importante che pone una questione temporale: in quanto tempo facciamo ciò che diciamo, a partire dalle infrastrutture, su cui dobbiamo rimuovere il blocco ideologico. Ancora oggi si parla di un dibattito di un paese che ha una dote di 140 miliardi di euro nei prossimi 15 anni relativa alle infrastrutture, e noi dibattiamo se farle o meno. Le infrastrutture collegano periferie a città, territori a centro e paese al mondo. Le infrastrutture sono la condizione per una società inclusiva, perché collegano le periferie ai centri. Chi non ha questa idea, chi ha un'idea diversa, chi è contro le infrastrutture, ha un'idea di società esclusiva, elitaria, non inclusiva. Le infrastrutture del Paese non sono la questione dei costruttori, sono un elemento essenziale. E perché lo sono? Perché questa Confindustria, dietro quel pensiero economico, ha un'idea di visione del nostro Paese. Rifiuta l'idea di un Paese periferia d'Europa, politicamente inteso e geoeconomicamente inteso, e ha l'idea molto chiara, a partire dalla sua industria, che deve fare i conti con il mondo. Per noi l'Italia è centrale, tra Europa, Mediterraneo, aperta ad est e ad ovest. Noi non siamo periferia di niente, ma per renderla centrale devi costruire infrastrutture che facciano sì che i nostri imprenditori siano competitivi anche dal di fuori dei cancelli delle loro fabbriche, altrimenti perdiamo pezzi di competitività. Questo è il Paese che noi immaginiamo, e nella nostra autonomia di pensiero, nel rispetto del ruolo di governo, lo diciamo con forza, determinazione e rispetto, perché è chiaro che il successo del governo del nostro Paese, se va nella direzione della crescita, è il successo di tutti noi. Quindi noi non siamo né filo governativi né contro nessuno, siamo equidistanti dai partiti, non dalla politica, valutiamo provvedimenti, ma abbiamo interesse che questo Paese abbia successo. E allora tutto questo cosa significa per noi? Significa l'idea che esprime Anie quando dice: Giuliano, un'industria che cresce in Europa, e ci ricorda e fa bene. Il documento che abbiamo sottoscritto a Bolzano con la BDI, la Confindustria tedesca, e poi il secondo documento con la Francia, il MEDEF, la Confindustria francese, in cui c'è un messaggio di sintesi molto alto, rivolto ai governi dei tre paesi, Francia, Germania e Italia. La sfida non è tra paesi di Europa, ma tra Europa e mondo esterno. L'Europa va riformata dall'interno, e questa è la grande sfida che il mondo economico, industriale, europeo, a partire da Francia, Italia e Germania, sottolinea all'attenzione dei propri governi. Questo è un elemento essenziale che Giuliano sottolinea molto bene quando parla della questione industriale e delle persone. Appunto, persone al centro della società e imprese al centro dell'economia, ma dobbiamo chiederci però quale industria noi immaginiamo per il futuro di questo Paese. Ed è chiaro, un'industria innovativa, ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività, ad alta intensità di investimenti. Siamo la seconda manifattura d'Europa, nonostante abbiamo un global tax rate rispetto alla Germania di 20-30 punti superiore, tempi della giustizia biblici, infrastrutture che non abbiamo, un costo dell'energia più elevato del 30% rispetto a un'impresa tedesca.
La Germania è il nostro punto di riferimento, in molte filiere siamo complementari. Attenzione, tra l'altro, quando il presidente Trump dice che vuole vedere meno macchine tedesche, non è un attacco alla prepotenza della Germania, è un attacco all'industria europea, perché dentro quelle macchine tedesche c'è fino al 70% d'Italia, e se non lo sappiamo facciamo errori fondamentali in merito all'economia del paese. E forse studiare e approfondire è un elemento essenziale che vale per la politica e per tutti noi. E allora noi dobbiamo lavorare superando la constatazione, entrando nella visione delle cose, che è quella che determina la realtà, perché l'Italia per noi appunto è tutto questo, e l'ANIE rappresenta il futuro, rappresenta un'avanguardia non solo dal punto di vista imprenditoriale, anche associativo. Le federazioni che avete all'interno dell'ANIE danno l'idea del concetto largo di industria che appartiene a Confindustria, un'industria dal cuore manifatturiero, dei servizi, del turismo, delle costruzioni, della cultura. È un'idea larga, l'idea di industria, non è più un'idea solo manifatturiera. Questo significa un pensiero largo, significa un'industria che aggiunge servizi ai prodotti, come lo fate con un asset importante come la IMQ, e saluto la dottoressa Scaglia di IMQ, che è uno dei fondamentali di ANIE. E allora Giuliano ha parlato di un'evoluzione culturale che è trasversale ai settori, del digitale che è un driver di sviluppo, ci ha ricordato l'importanza della rappresentanza e mi aiuta a dire che dobbiamo superare due paradigmi di pensiero. Il primo è quello sulla formazione, che è parte di una cultura antindustriale, parte di molte delle famiglie italiane che ascoltavamo molto tempo fa, speriamo, in molte famiglie italiane, quando si diceva ai propri figli e figlie: se non studi vai al lavoro. Quello è l'inizio della cultura industriale. Il paradigma deve essere: se studi vai al lavoro, se non studi stai a casa. Il paradigma è contrario, perché se il lavoro è negatività o se studi puoi anche non lavorare, ci rendiamo conto qual è la pedagogia formativa all'interno del paese che noi dobbiamo costruire con impegno e responsabilità nel luogo del lavoro, che è la fabbrica in cui si concentrano imprenditori e lavoratori. Secondo paradigma di pensiero: prima di definire, come dire, obiettivi, cerchiamo di capire quali sono gli effetti sull'economia reale delle proposte che diciamo. Vale per noi e vale per la politica. Una volta valutati gli effetti sull'economia reale che si vogliono realizzare, e un governo di un paese si misura da più occupazione giovanile, più infrastrutture, più crescita, meno debito pubblico, per sintetizzarne alcuni, individuare strumenti, quindi risorse, e poi intervenire sui saldi di bilancio. Questo ci aiuterebbe a fare due cose. La prima è una capacità di rendicontazione sulla responsabilità e sugli effetti preventivi sull'economia reale che vogliamo realizzare nel Paese. Il secondo è un racconto diverso in chiave europea, trasformare il patto di stabilità e crescita in patto di crescita e di stabilità, perché è la crescita che determina la stabilità e non la stabilità che determina la crescita. Questo racconto è un racconto importante, perché non ci fa andare con il cappello in mano in Europa a chiedere qualche decimale di flessibilità e a non guardare quali posti di primo livello avremo nella prossima tornata elettorale in Europa, sia politicamente intesa sia come direzioni di prima linea. Non vorrei che scambiassimo qualche decimale di flessibilità per non contare nulla in Europa, e questo è uno scambio che noi non possiamo accettare, essendo uno dei paesi coprotagonisti della nuova stagione di riforme europee insieme a Francia e Germania. E allora vorremmo sapere, dopo Tajani, chi sarà un presidente di commissione di primo livello italiano che potremmo avere candidato come italiano, e chi sono i dirigenti di prima linea che l'Italia deve avere lì per difendere le posizioni dell'interesse nazionale in chiave europeo. Allora questo è un altro elemento che ci dice orgoglio e consapevolezza, che significa costruire quello che Giuliano ha ricordato, sostenibilità, una dimensione di responsabilità e di maturità dell'industria italiana, passione per il lavoro, amore per il nostro paese, uscire da questa dimensione totale di campagna elettorale sapendo che ci vuole pazienza,
e lavorare, come ha ricordato l'assessore molto bene, su politiche di medio termine, perché chi ha fatto politica a livello locale e conosce gli elementi essenziali e chi vive nel mondo dell'economia come noi sa che in economia come in politica non esiste contemporaneità tra causa ed effetto. Quello che fai oggi lo vedi domani, e se vuoi vedere subito fai solo cose in logica di semplificazione sulla pancia del paese, valgono 2-3 mesi, ma poi i conti, come dire, te li richiedono. E allora avere una dimensione di medio termine significa costruire provvedimenti che hanno effetti sull'economia reale nell'interesse di tutti. Occorre un pensiero di medio termine, non cavalcare più ansie che a volte diventano assuefazione, perché è vero che la campagna elettorale con i ballottaggi è andata in un certo modo e noi dobbiamo toglierci il cappello, non siamo, come dire, di nessun partito, ma vorrei ricordare che è andato a votare solo il 50% degli italiani. Quel 50% è il 50% dell'assuefazione, cioè che vado a fare, tanto non cambia niente. E noi oggi abbiamo una grande opportunità, e lo dico come sfida positiva al governo del paese, il governo del cambiamento. Quel cambiamento deve servire a riportare quel 50% al punto di ritorno in cui si può cambiare, avendo una visione di medio termine e non di breve, recuperando il primato della politica e recuperando una bella frase di Anatole France che diceva: se nella vita vuoi compiere grandi passi non devi solo sognare ma anche pianificare, non solo agire ma anche credere, perché noi abbiamo nostalgia del futuro e sappiamo che il futuro si costruisce con azioni di questo presente. Grazie Giuliano, grazie amici dell'Aula.